ragazzi, vabbè, la gioia c'è, la felicità c'è, la contentezza c'è, la voce non c'è, ma non abbiamo fatto niente. La Juve è ancora al primo posto con un punto sopra di noi. Napoli ha fatto quello che doveva fare. Abbiamo soltanto vinto a Torino allo Juventus Stadium, giocando come sappiamo giocare. Il Napoli era fa una cosa, era vinci e ha vinto come sa fare lei, grande possesso palla, grande giro palla, non è stata una grande partita, ma le occasioni migliori le ha avute solo il Napoli, la Juve non ha fatto niente praticamente, non ha azzeccato i passaggi, l'unica occasione è stata quella punizione di Pjanic deviata sul palo, poi per il resto non pervenuti. Onestamente deluso, molto deluso dalla Juve, che oh, cioè, un big match, cioè, se questa è la squadra che si sta giocando lo scudetto con noi, mamma mia, io sono stato proprio inguaiata, ma c'è cioè, andate superato il centrocampo, ci cioè, fate cagate sotto, in una partita del genere ce l'aspettiamo con il Sassuolo, quando giochiamo contro l'Udinese, contro Chievo, ma contro la Juve a Torino ci aspettavamo una partita giocata un po' più a viso aperto, ma boh, meriti del Napoli che non vanno fatti qua proprio. Però caccaccio, Higuaín non si è visto proprio. Dybala, il nuovo Messi, arrostiva. Douglas Costa, arrostiva. Mamma mia, meriti del Napoli. Poi è arrivato Koulibaly, l'insensibile, che aveva fatto gol al 90°. Mi dispiace per Buffon, che poi, perdonate anche la volgarità, mi è stata una bella inculata al 90°. Poi con Koulibaly, il Negrone, che secondo me te ne dà pure un bello. Vabbè, non scadiamo nella volgarità, però non siate tristi, anche perché mo c'ho, anche nel vostro inno ci sta la parola il bianco che abbraccia il nero e che Negrone. E poi anche una poco Allegri se l'è tirata prima della partita. Anit, Ale, che cosa ne pensi della sfida con Napoli? È come se fosse una finale. E voi le finali le perdete tutte. Pure Camon può dire pure questa partita. Mi dispiace pure vedere con i Sky, mamma mia, un mortone, tutto morto, che faccia appesa. Vialli, Mauro, Caressa, ma che è? È morto qualcuno? Ma che vi dispiace se non ha proprio il scudetto? Mi dispiace, dispiace a tutta l'Italia. A proposito, ci avete accolti con il solito grido benvenuti in Italia. Poi va la mandata se il napoletano esulta quando cacciano fuori la Champions League. Ma voi non ci ritenete italiani, perché a me dovremmo tifare per la Juve. Ma comunque abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, di essere forti, non dico più forte la Juve, però di giocarcela con voi e di dare pane e persica a tutto quanto. A vivo l'abbiamo portato fine a Torino. Mi avete deluso, onestamente mi aspettavo una Juve un po' più grintosa, ma una l'ha fatta partita sua. Grinta e cuore, perché ha mutuato gol e abbiamo giocato con le giuste motivazioni. Il campionato si è riaperto. Mo' è facile, dici, no, Napoli è bella, Napoli è forte, ne vinciamo le... Mo' è facile. Prima era difficile. Io avevo perso un po' le speranze, ma non tanto perché non è che avevo perso le speranze che non potessimo vincere più lo scudetto. In esempio, la Juve non può vincere tutte le partite, c'è a magrire noi. Dopo la sfida con l'Udinese, onestamente, può essere che c'è stato quel, cioè il pareggio della Juve a Crotone, il Napoli ha ribaltato il risultato con l'Udinese, ci può essere quella spinta per Simma venuta a Torino. Mi è piaciuta la partita perché abbiamo gestito la partita, cosa che non riuscimmo a fare mai. Difesa perfetta. Viene contro l'Udinese, mi ha dato i gol a Polli contro la Juve, che dove si dice è una grande squadra. Abbiamo gestito la partita in una maniera proprio esemplare. In difesa siamo stati perfetti. La Juve non ha superato un centrocampo. Oggi non ha azzeccato i passaggi. Ma come avete fatto a vincere 3-0 a Madrid? Come avete fatto? Siete stanchi? Eppure Allegri fa tutto quello turnover. Come facete ad essere stanco? Fatto di testa, fatto di cuore. Noi abbiamo giocato col cuore. Voi no. Mi stiano tutto cagato sotto.
Questa volta abbiamo fatto noi la Juve. Poi voglia dice la Marotta, noi giochiamo male, non siamo belli ma vinciamo. Ma lui ha, se non giocato buono, potete vincere una partita, due partite a culo. Ma poi arriva sempre la squadra che fa un culo. Perché questa volta il Napoli, sì, abbiamo segnato al 90esimo, mo c'ho, può pure partita essere una fine all'89esimo, forse mo ci avreste qualche punto in più. Mi è partito durante 90 minuti. Noi ci abbiamo provato dal primo minuto fino all'ultimo. Voi no, voi siete dopo con 0-0 e a noi lo 0-0 non stava bene. Dovevamo vincere e abbiamo vinto. Mo' il campionato si è riaperto. Ovviamente siete sempre voi primi con un punto di vantaggio, ma mancano altre quattro partite. Non voglio dire che il calendario del Napoli è più facile di quello della Juve, per amor del cielo. Ci sono le stesse insidie, perché voi partite a Napoli tutto quanto. Voi Juventini ci insegnate che avete pareggiato a Ferrara e a Crotone, quindi partite semplici non esistono. Però se voi guardate come stasera, onestamente potete vincere solo contro Sassuolo, perché va proprio scandalosa questa Juve. Io non c'ho più la voce, mi fa male la gola, mamma mia, ho visto la partita insieme ad amici, a Lucca, una gioia esagerata, ma non c'ho più la voce. Ma non abbiamo fatto niente, abbiamo soltanto vinto a Torino. Niente. Siamo ancora secondi. Io spero solo una cosa, che i miei giocatori siano convinti di questa grande impresa che ci ha potuto fare. Spero che i giocatori siano convinti. Mancano quattro partite, vingiamole tutte e quattro. E se vinciamo tutte e quattro, si può fare. Sarò con te. E tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Ma ci misura Junior stasera. Silenzio, non abbiamo fatto niente, abbiamo soltanto vinto e dimostrato alla Juve che siamo una grande squadra e che ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Iscrivetevi al canale, spolliciate, lasciate un commento, però non insultate gli Juventini, lasciate sta pure io. Io mi immagino Juventini stasera che non riesce a pigliare su una, che si mette a paura l'uomo nero, tenendo proprio l'immagine di Koulibaly per tutta sta settimana, non dormiranno, avranno proprio pure l'immagine di Koulibaly, lasciami sta. Forza Napoli, sempre, voglio non mollare. Non mollate, mancano quattro partite. Non mollate. Regalateci questo sogno. Regalateci il sogno.